Siamo con Federico Fiorucci, giocatore del Calvi, protagonista, uno dei protagonisti di questa esaltante cavalcata che ha portato la sua squadra in Serie C1. Partiamo dall'inizio, cioè da inizio stagione. Ve l'aspettavate di salire dalla C2 alla C1? Ma diciamo di sì, perché già dall'anno scorso la squadra era stata formata per vincere il campionato. Ci siamo arrivati vicini, purtroppo nel finale l'Oasi ha avuto la meglio, essendo una squadra forse era la più forte, la più organizzata. Abbiamo fatto i playoff, però lo scoglio torgianese all'ultimissimo spareggio a Todi ci ha impedito di andare in C1. Quest'anno la squadra è stata rinforzata ancora di più e l'obiettivo era sempre quello. Fortunatamente gli infortuni quest'anno sono stati inferiori rispetto allo scorso anno e siamo riusciti in questa impresa che io definisco storica per un paese come Calvi. Ecco. Tornando al discorso paese come Calvi, bisogna dire che ha fatto la differenza il fattore campo, nel senso che il pubblico vi ha seguito in casa fin dall'inizio e non a caso avete costruito le maggiori vostre fortune proprio tra le mura amiche. Sicuramente sì, anche io ormai sono 9 anni che sono a Calvi, è stato sempre un fortino duro da espugnare. Certo, quest'anno aver vinto 15 partite su 15 sicuramente ha fatto la differenza. L'anno scorso, conti alla mano, anche abbiamo fatto molti punti in casa, però una sconfitta e due pareggi ci hanno sicuramente penalizzato. Quest'anno non abbiamo mai sbagliato e sicuramente ha fatto la differenza. Per te la grande soddisfazione di essere stato uno degli indiscussi protagonisti di questo torneo, diventando anche il capocannoniere del girone B di Serie C2. Sì, è stato bello, anche se i miei compagni prendono in giro, perché ho fatto sì più di 50 gol, ma secondo loro avrei potuto fare 100. Forse hanno ragione, però insomma anche 50, anzi per l'esattezza 51 più 4 in Coppa, 55 è un bel risultato. È stato fortunato l'anno perché venivo da 2-3 stagioni in cui ho avuto problemi al ginocchio di vario tipo e questo mi ha un po' penalizzato, però ecco, quest'anno ho fatto 30 partite, molti gol, è stato bello. Facendo un'analisi di quello che è successo in questo campionato, voi siete stati fin dall'inizio in testa alla classifica, poi sembrava che a un certo punto dovevate avere lo scatto decisivo per conquistare la promozione matematica con tante giornate d'anticipo, però questo non è successo, avete dovuto aspettare 2 giornate. Come mai è successo questo? Quali sono i motivi? Ma guarda, sembrerà banale, ma sicuramente quelle 2 settimane di stop per il maltempo e la neve che ha colpito tutta l'Italia sicuramente ci ha penalizzato. Andavamo forte, ci siamo fermati, la prima partita dopo la neve abbiamo perso d'acqua pendente e da lì un attimino ci siamo un attimino impauriti, abbiamo continuato, nonostante questo siamo riusciti a ritirarsi su, poi abbiamo avuto un altro calo dopo la sconfitta a Narni con la Valletta e niente, da lì in poi abbiamo stretto i denti, ci siamo uniti e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Nonostante questo avevamo fatto dei progetti, nel senso che dopo tre giornate alla fine dovevamo già averlo vinto il campionato, purtroppo ci fu quel passo falso a Narni contro lo Sport Center che ha rimandato il tutto alla partita contro l'Ortana in casa. È stata però tuttavia una stagione tribolata tra virgolette per quanto riguarda gli allenatori, avete cambiato 2 allenatori. Come te lo spieghi tu che sei diversi anni a Calvi? Ah, quest'anno in effetti gli allenatori è stato abbastanza curioso questo aspetto, considerando che mister D'Andrea già dall'anno scorso aveva dei problemi tra virgolette con la società, però comunque sia ci ha portato dove ci ha portato. Quest'anno ha iniziato il campionato, dopo ha dovuto abbandonare per problemi personali, familiari, e è subentrato Pier Guido, che a me ha già allenato diversi anni fa. Quest'anno veniva da 2 anni da secondo proprio a mister D'Andrea e aveva iniziato bene, purtroppo a 2 giornate dalla fine c'è stata quella sconfitta a Castel Giorgio che la dirigenza ha deciso di allontanare Pier Guido, e anche a malincuore per tutti noi giocatori ci siamo riuniti, abbiamo convocato la società, dice volevamo il ritorno di Guido, perché insomma una squadra prima 2 giornate alla fine insomma non c'era il motivo per esonerare l'allenatore. La società purtroppo non è tornata indietro ai suoi passi,
abbiamo affrontato la partita con l'Ortana anche senza mister, abbiamo vinto, quindi va bene così. Facendo, dando uno sguardo a quei valori di questo campionato, secondo te com'è stato? Quali sono state secondo te le squadre che vi hanno dato più del filo da torcere e come la vedi, diciamo, per quanto riguarda i discorsi sia in testa che in coda? Quale vedi, insomma, la squadra messa meglio per quanto riguarda l'ulteriore promozione in Serie C1 e invece per quanto riguarda, insomma, la bassa classifica? Chi vedi peggio? Dunque, alla vigilia c'erano molte squadre candidate alla vittoria finale. Poi una serie di particolari, insomma, hanno portato sì che la Valletta ha tenuto un gran passo. Poi purtroppo credo la festa a Narni abbia influito sul loro cammino. Il Castelgiorgio era partito malissimo, invece adesso è data forse per favorita per questi playoff. Io comunque punto molto sui fratelli Nardi, secondo me hanno una buona rosa e secondo me vinceranno lo scontro con la Valletta e poi se la possono giocare in campo neutro con il Castelgiorgio. Le altre squadre che purtroppo non sono riuscite ad affrontare i playoff sono Ortana e Omnia, che a mio parere erano delle ottime squadre, purtroppo hanno sbagliato qualche partita di troppo e sono state penalizzate in questo. Quindi ad oggi, diciamo, forse vedo più 60 Castelgiorgio, 40 fratelli Nardi, ecco. Invece per quanto riguarda la bassa classifica, che vedi messo peggio tra le squadre che lottano per la retrocessione? Ma sinceramente è stata una sorpresa il fatto dell'ulteriore scontro spareggio fra Libertas e Cico, che insomma sabato sembravano retrocesse entrambe. E non lo so, secondo me sarà equilibratissima, lo è testimonianza il fatto che l'ultimo scontro è stato un pareggio avvincente, quindi la vedo dura. Poi insomma il fatto che non si decida tutto in quella partita ma ci dovrà essere un ulteriore spareggio con l'altro girone rende tutto molto molto più incerto, quindi sono in difficoltà nel darti una risposta in questo. Allora, poi ultime domande. Ora, diciamo, nelle feste sono, diciamo, cominciate a calvi, tutto il paese coinvolto, avete finito di festeggiare, secondo te questa squadra in C1 attualmente cosa potrà fare l'anno prossimo? Allora, la squadra sicuramente è una squadra dimostrata di essere una squadra forte, una squadra tosta, come in ogni caso, in ogni ambiente ci sarà bisogno di cambiare, sicuramente dovremmo trovare un allenatore che al momento ne siamo sprovvisti, dovremmo prendere qualche giocatore, la società a cui sono, diciamo, abbastanza vicino sta già lavorando in questo e speriamo bene. Per quanto riguarda i festeggiamenti ancora non sono finiti, tengo a precisarlo, anche perché nella giornata di domani ci sarà la classica porchettata in piazza a cui, ecco, sarete invitati anche voi come lo staff di C5 Umbria, e nella giornata di sabato 2 giugno ci saranno ulteriori festeggiamenti dove la società premierà i vari giocatori, sono anche stati invitati il presidente della Lega, della FIGC, del CONI, insieme al sindaco, ci sarà una bella cerimonia di premiazione. Invito esteso anche per questo incontro. Facciamo un in bocca al lupo a Fiorucci, sperando che possa diventare protagonista anche in Serie C1. Finiamo questa intervista dandogli un in bocca al lupo e sperando che per l'appunto l'anno prossimo possa continuare a fare quanto di buono ha dimostrato in questa stagione.